Buongiorno, sono le 8:30. In realtà mi sono svegliata per le 7, sono stata un po' a letto. Poi mi sono alzata perché dovevo sbrigare delle cose al computer, che è lì e già sta lavorando. Non avevo fatto colazione perché appunto stavo facendo altro, poi era presto, non avevo particolarmente fame. Adesso ho preparato una tisana e mangio un pezzo di torta. Non ho detto che video è, anche se ormai siete di casa. È un cosa mangio in un giorno. Tra l'altro oggi devo stare tutto il giorno in università perché ho lezione tutto il giorno, non sono nemmeno sicura di avere pausa pranzo. Vabbè, in qualche modo mangerò ovviamente. E dopo prepariamo il pranzo insieme, così lo porto poi via senza dover comprare nulla in giro. Comunque, questa tazza so che me lo chiederete in tantissimi perché su Instagram l'ho già fatta vedere un paio di volte. E mi avete chiesto dove l'hai presa, da dove viene? Mi stava esplodendo Instagram. È di mia sorella, però so che gliel'hanno regalata, dovrebbe essere del Disney Store, dovrebbe essere tipo di Winnie the Pooh. È molto carina e graziosa, infatti ormai la uso sempre io, tanto lei è in Germania, non la usa. Grazie sorellina. Questa tisana me l'aveva regalata sempre lei, tipo il mio compleanno, in questo contenitore super carino con i fiori di mandorlo, di ciliegie dovrebbero essere. Ed è, boh, non so a base di che cosa sia, però si chiama Buon Risveglio. Non ho mai capito il gusto, onestamente. Penso che sia della liquirizia. Però vabbè, è quasi finita. Va bene. Vi porto al PC, tanto devo fare delle cose lì. Tra l'altro, se vedete questa faccia da morta e questa voce un po' raffreddata, è perché sono stata ammalata tipo 3 giorni. Ho avuto febbre a 40 e mal di gola. Ed è una cosa stranissima perché io non mi ammalo mai. Se mi seguite su Instagram lo saprete perché lì ne avevamo parlato nelle storie, insomma. Però il mio corpo mi ha chiesto un po' di pausa, visto che davvero tra lezioni in università, lezioni di naturopatia, tra vari lecce, impegni, è un progetto al quale sto lavorando che mi tiene tanto impegnata, ma mentalmente, perché è una cosa a cui tengo tanto e presto ve ne parlerò, spero. Insomma, il mio corpo mi ha detto: ok, prenditi un attimo di pausa. Non ho mangiato molto in questo periodo. Sono andata avanti, vabbè, perché ero ammalata. Sono andata avanti a tisane e torte. Infatti, qui ho già pronto un pezzo di torta che ha preparato la mia mamma. Questa volta l'ha fatta con pere e cioccolato. Comunque. Io devo vedere delle cose sul sito dell'università e stavo mettendo a caricare un video che voi avrete sicuramente già visto, però è quasi pronto. Sì, è al 95% del caricamento. Esami ad aprile, non sono psicologicamente pronta. Guardate che ce li ho. Allora, ho psiconeuroendocrinoimmunologia di naturopatia, ovviamente. Vabbè, tradizioni popolari, vabbè, ma sì, per quelle si studia. Magari vediamo le lezioni di oggi. Allora, oggi ho etnomusicologia, diritto dell'arte e inglese. 11:14, 14:16, 16:18. La pausa pranzo, dov'è? Quando si fa? Non si fa, non si mangia. Ma che serve mangiare? Non serve mangiare. Nella speranza di non carbonizzare anche questa volta la mia piantina, accendo l'incenso. Come vedete qui,
L'ho bruciata con un incenso. Scusa, piccolina. Allora, in questo barattolo metterò riso e piselli per il pranzo. È già tutto pronto perché aveva cucinato mia madre ieri e quindi porto questo. Va bene così. Ma ci sono le briciole in questo barattolo. Ah sì, perché avevo messo ieri i biscotti, pigliatene un altro. Però non ho avuto tempo di sciacquare. Controlla prima. Sì, ho controllato. Pulitissimo. Poi metti un po' di piselli, poi rimetti un po' di cose, così siamo al... No, Poi come calzi lo giri. Se metti il blu scendi più. mammi, mi vai a riempire la borraccia, per favore? Ci metto sopra, anche se non c'entrano granché, un po' di semi di canapa, giusto per dare un po' più di sostanza. Ta-da! Pranzo pronto. Ora devo cercare di chiuderlo. Faccio così, ti si vede pure la mano. Allora, in realtà la pausa pranzo ce la siamo ritagliati perché il professore è in ritardo, per fortuna. E quindi adesso la mia impresa, oltre a mangiare l'arancia, sarà trovare un modo valido per mischiare il riso con i piselli. Perché se shakero è tutto troppo per farlo shakerare. Se mischio mi uscirà tutto, quindi perplessa me. Complicato da mangiare, ma sono sicura che sarà buonissimo. Va bene, no, il mio mischiaggio non sta andando a buon fine, quindi mi sa che mangerò prima i piselli e poi il riso. Va bene così. Ma si butta giù per... Tranquillo. Alessia sta giocando a scopa col suo ex fidanzato. A scopa online. Vabbè, fate un po' voi. Lascio a voi l'interpretazione della situazione. Ciao. Hai perso? Allora, io a prescindere No, io dico la... Devo ancora mangiare l'arancia. Dobbiamo fare una piccola riunione. Ma potete parlare? E niente, dobbiamo fare una piccola riunione. Ci siamo messi in un'auletta vuota. Solo che a Dams la cosa bella è che ci sono sempre persone con strumenti. Quindi in questa piccola riunione prima della lezione c'è gente che sta suonando e cantando. Come sentite? In tutto questo però io dovrei mangiare l'arancia. Allora, Nicola sta sbucciando una pera per Mariangela e Mariangela mi ha ceduto la sua banana. Quindi adesso... Perché secondo me non è buona. Ma sì che è buona, più suonano così, più sono buone. Questa pure te la mangi. Dai Mariangela, assaggia. Assaggio, devi constatare che è buona. Buona? Oh, vedi? Buona. Però la pera è più buona. È praticamente l'una. Io sono tornata da lezione, tra una cosa e l'altra, facciamo per le 7:30. Mi sono presa una... Ho preparato una tazza di tè, ho mangiato un pezzo di torta e mi sono appoggiata a letto. E come spesso succede quando torno a casa stanca, mi succede dopo allenamento o dopo lezione, magari quando sto a lezione tutto il giorno, mi sono addormentata e mi sono svegliata adesso. Quindi in realtà non ho cenato perché mi sono addormentata, ma in realtà avevo... in mente già che cosa mangiare, è rimasto tutto di là sui fornelli e in queste situazioni non so mai se mangiare o se non mangiare adesso, ma è troppo tardi, quindi so che quando poi vado a mangiare ed è tanto tanto tardi mi sveglio magari all'alba con mal di pancia o perché ho giustamente la digestione e tutto e non riesco a dormire
E quindi niente, adesso andrò a letto. Sono veramente, sai quando dici collassata? Ero così con il plaid sotto giusto il plaid. Va bene, andrò a dormire. Io vi mando un bacio enorme. Spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia stato di ispirazione. Vi ringrazio se vi siete iscritti al canale. Vi ricordo che mi trovate anche su Instagram con il nome di Maybe Simona. Buonanotte per me e ciao, ci vediamo presto. Mua.